Bentornato sul mio canale, io sono Pasquale. Qualche tempo fa ho pubblicato un video in cui si parlava in linea generale sugli ETF, su come questi prodotti nascono e cosa sono. Io considero gli ETF un ottimo modo per diversificare i propri investimenti a un costo accessibile più o meno a tutti. Ma tutti gli strumenti finanziari, e per cui anche gli ETF, sono comunque da considerare inclini al rischio. Oggi ti voglio parlare di un particolare ETF che potrebbe fare a caso tuo nel caso in cui la tua propensione al rischio sia molto bassa e se magari ti viene un attacco apoplettico di cuore ogni volta che vedi il segno meno nella lista dei tuoi investimenti sulla pagina del tuo broker. Prima di continuare però ti ricordo, come sempre, che io non sono assolutamente un trader professionista. Sono qui per imparare e condividere la mia esperienza insieme a te. Come sai, ho fatto questa scelta per diventare completamente indipendente dal lavoro dipendente dal dipendente e passare più tempo con la mia famiglia. E per cui se anche tu decidessi di fare questa scelta e questo mio percorso, ti imploro, ti consiglio di studiare benissimo la materia, se vuoi fare tutto da solo, o di rivolgerti ad un professionista del settore. In questo video non ti sto consigliando di investire, ma ti passo solo alcune informazioni basate sulle mie esperienze personali e sui miei giudizi personali, che sono quelli di un novello del settore. Bene, ti voglio parlare di un ETF nel quale sto pianificando di investire nel lungo, lunghissimo periodissimo praticamente, e che ha una bassa volatilità. Pensa che in linea di massima 10 mesi su 12 sono stati negli ultimi anni col segno positivo. Mi sembra un'ottima cosa. L'ETF si chiama con un nome molto ma molto fantasioso come quasi tutti gli ETF, ed è l'ETF iShares Edge MSCI World Minimum Volatility. Mamma mia, viene mal di pancia. Si tratta di un ETF ad accumulazione che investe su un indice MSCI World, ottimizzato però sui titoli azionari di 23 paesi. La particolarità di questa ottimizzazione sta nel fatto che questi titoli azionari sono quelli a minor volatilità, quindi a più bassa volatilità, e fanno parte solo dei paesi sviluppati del mondo. Secondo l'analisi di Morningstar, l'ETF in questione nel lungo termine dovrebbe sovraperformare tutti gli indici simili che non sono ottimizzati, anche quelli sulla bassa volatilità. Nel momento in cui sto registrando questo video, 17, 11, 19, ma non so quando uscirà, la quotazione di queste azioni si aggira intorno ai 46,45 € per ogni singola azione, un prezzo sicuramente ottimo se si desidera iniziare con un fondo che sia in linea di massima, rodato, ma non troppo caro. La replica è ottimizzata, come dicevo prima, per cui si ha un grosso vantaggio di prendere effettivamente solo quello che in linea di massima dovrebbe, ed ovviamente il condizionale è d'obbligo, dicevo, dovrebbe essere il meno volabile, io ho scritto volatile, volabile, col massimo rendimento possibile. A proposito, non so se l'ho detto, ma ti invito a iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche così che tu non debba perderti nessun video successivo nel caso i miei contenuti siano di tuo gradimento. Bene, questo fondo, quando è nato, ha già una certa anzianità. È nato nel novembre 2012 e per cui sono già più di 7 anni di anzianità che lo fanno percepire come una scelta ormai stabile, anche se non si tratta del fondo più grande esistente, ma è comunque un fondo enorme. E infatti si parla di circa 4 miliardi di dollari in termini di liquidità, che se li dessero a me, altro che andrei a investire. Il suo rendimento è sempre stato positivo nell'ultimo anno e ha fatto registrare nell'ultimo anno un più 18,41%. Boh, che devo dire? Niente male, no? Essendo ad accumulazione, ovviamente tutto quello che viene guadagnato viene reinvestito, dando una maggiore liquidità che cresce esponenzialmente nel tempo grazie all'interesse composto. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi, a mio parere, di questo ETF? Beh, i vantaggi sicuramente sono che è un ETF mondial, per cui non si lega né a un singolo paese né a un singolo settore, per cui c'è una certa stabilità di un ETF world, ma che viene a sua volta accompagnata da un ulteriore fattore positivo, che è la bassa volatilità delle azioni che vengono prese in considerazione nella creazione di questo fondo ETF, che secondo me ne fanno un ottimo alleato nel caso in cui lo si voglia usare come un modo per far crescere il proprio gruzzoletto in maniera, non so, meno rischiosa. Puoi fare un pack con questo ETF, è quello che forse vorrei fare anch'io. Il lato negativo che posso invece vedere sta nel fatto che ovviamente non ci si può aspettare delle performance enormi
in termini di guadagno nel tempo, perché ovviamente alla scarsa volatilità, come vuoi ben capire, si andrà ad accompagnare anche un minor rischio. Per cui minore il rischio e meno è il profitto che si può fare. E come ben sai negli investimenti, questo succede nella maggior parte delle volte. Per cui minor rischio, minor profitto. Ovviamente questo dipende anche dalla tua predisposizione al rischio. Per quanto mi riguarda, io voglio dare a questo ETF un ampio spazio nel mio portafoglio perché la mia strategia è fatta in questo modo. Non sono uno particolarmente incline a considerare obbligazionario, perché non mi piace molto, anzi, io vado matto per l'azionario. E questo ETF mi sembra un ottimo compromesso fra il rischio che è correlato alle azioni e il profitto che è correlato alle azioni, comparato a quello che invece si può trovare nel mercato obbligazionario. Se consideri che nel 2015 il valore di questo ETF era di circa 29 franchi svizzeri ad azione e al momento oscilla attorno ai 51, credo che sia un buon compromesso. Trovi sia il ticker che è MVOL che il codice ISIN qui sotto nella descrizione del video. Nel caso tu voglia studiare questo ETF per conto tuo, io ti consiglio di farlo tramite Just ETF o Morningstar, sulla quale ho preso i dati, e ho anche guardato i grafici in maniera molto sommaria all'inizio tramite il broker DEGIRO, che è quello che utilizzo per i miei investimenti. A proposito, non te l'ho detto, ma trovi il link affiliato del broker DEGIRO qui sotto. Per cui se ti iscrivi tramite il mio link ne traiamo benefici comuni. Se poi vuoi capirne di più su come nascono e su come vengono gestiti i ETF, ti ricordo che ho fatto un video in precedenza e che trovi qui da qualche parte il link per poterlo vedere. Spero che queste mie informazioni su questo ETF siano state di tuo interesse, non di duo, di tuo interesse, di tuo gradimento. Oggi non riesco a parlare. Se tu hai altre informazioni ulteriormente utili a questo ETF, mi farebbe piacere che le potessi condividere qui sotto nei commenti, così sia io che te, che altre persone che sono alle prime armi come me, possano imparare di più. Fammi sapere se investi già in questo ETF o se lo stai valutando e scambiamoci opinioni in merito. Se il video ti è piaciuto, per favore, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Io ti lascio qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!